Allora non mi stia troppo vicino. Presidente, il piacere di sentire dalla vostra bocca direttamente, quasi in anteprima, le vostre impressioni per questa prima mezza giornata di lavoro. Voi che dite, da profondo conoscitore di progetti e di sistemazione, questo cammino e questa arte di lavorazione ha le sue chance, può giocare le sue carte in questo contesto? Ma, non so se da esperto della tematica, ma da un profilo più generale mi sembra che l'arte dell'incisione a cameo costituisca un elemento senz'altro significativo e qualitativo delle scelte che noi facciamo nella presentazione di candidature all'UNESCO. D'altronde è un aspetto particolare, peculiare, locale, nella zona di Napoli, del greco, ed è una peculiarità che è poco conosciuta nel mondo, forse quasi assolutamente non conosciuta, pur avendo un valore, un significato di altissimo profilo. Noi ci siamo permessi di orientare i nostri lettori, i nostri ascoltatori, che è un'arte che non è solo limitatamente agli ultimi 2 secoli, 3 secoli, ma ha una risalita filologica, la troviamo nel vaso blu del Museo Archeologico di Napoli, in cui la stessa tecnica di lavorazione a più strati, a cromie diverse, si riesce a ottenere una festa di Dioniso su quel vaso, che è qualcosa di spettacolare, vaso di vetro tra l'altro, bellissimo nel mondo romano. Assolutamente è un fattore originale, proprio quello di perdersi nel tempo, la tradizione di questa arte, chiamiamola così, ed è proprio il motivo per il quale il significato di questa arte deve essere promossa a livello internazionale tramite l'UNESCO. E questo comporta anche un valore non soltanto di tipo morale, ma anche di tipo economico, di tipo turistico, delle valenze estremamente importanti, soprattutto in questo fase. La Campania è riuscita a mettere su qualcosa come 11 tra i patrimoni mondiali, l'ultimo è relativo alla transumanza. La transumanza la andrei a mettere sullo stesso piatto della bilancia dell'arte della lavorazione al cameo, perché è veramente un'arte condurre migliaia di capi di animali da un posto all'altro per chilometri e chilometri, conoscenza, territorio, ambiente, tante caratteristiche. E noi abbiamo piacere di questo arricchimento, di questo ulteriore ombrello che forgia e determina poi delle scelte anche negli sviluppi turistici, come voi giustamente avete detto, Presidente. No, direi che nessuno prevarica gli altri in termini di qualità e di significato. Ognuna ha le sue peculiarità e ognuna di esse deve avere un suo percorso verso la sua presentazione come elemento immateriale degno di essere considerato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ce la faremo allora ad andare. Ci proviamo tutti insieme. Il nostro in bocca al lupo. Grazie di questo tempo.